analisi con l'intervento del professor Alberto Dalmino. Una delle altre caratteristiche di questo settore così complesso è che è orizzontale dal punto di vista delle conoscenze giuridiche, ovviamente anche conoscenze extra giuridiche, non c'è cosa perché spiegato, però anche volendo rimanere nel nostro ambito è quasi impossibile non avere contatti che superano le debolissime frontiere di materia. Chi si occupa di diritto delle comunicazioni di massa deve avere una solida base costituzionale, deve conoscere il diritto europeo, deve conoscere il diritto internazionale, ma deve avere anche una solida base privatistica, perché ci sono alcuni fenomeni che altrimenti sarebbero difficilmente affrontabili e conoscibili. Il professor Gambino è un ordinario di diritto privato all'Università Europea di Roma, è prorettore della stessa università e da tempo si occupa in maniera molto brillante di questa materia. E sono particolarmente contento di dargli la parola per parlarci di privacy, big data e diritto d'autore, un nuovo ruolo per l'autorità per le garanzie delle comunicazioni. Grazie a tutti. Grazie di questo invito, di questa, potremmo dire, incursione nel panel di pubblicisti, di amministrativisti, amici autorevoli e anche raffinati, perché si rendono conto come il settore della regolazione presenta inevitabilmente di categorie che la cui casa madre è il diritto civile, ma che certamente attraverso la deformazione delle fattispecie sono state sostanzialmente rivisitate da chi applica quelle categorie, e quindi la magistratura, l'interprete, il regolatore. E diciamo 13 minuti sul rapporto con diritto d'autore, privacy, regolazione delle comunicazioni consente soltanto, potremmo dire così, delle rapide pennellate, forse anche con delle tinte non particolarmente brillanti. Proviamo a vedere la gradazione di questi tre settori. Gradazione in termini di forza del diritto che c'è a monte. Nell'ottica del privatista viene diritto d'autore perché afferisce alla sfera tipica del diritto privato, con delle matrici internamente pubblicistiche, ma non nell'ottica dello Stato paternalista, ma nell'ottica della bontà di un frutto dell'intelletto che non è soltanto di fruizione individuale, ma interessa, potremmo dire, il progresso dell'umanità. Questa è l'accezione del frutto dell'intelletto, dove si toccano aspetti che esulano dal diritto privato in senso stretto. In questa gradazione ci spostiamo sulla protezione del dato personale, che ha una sua dicotomia evidente: la parte afferente ai diritti inviolabili della persona, i dati sensibili, tutto ciò che è una proiezione del mio essere nelle relazioni umane, e la parte invece che è attratta dal mercato, e quindi quando quel dato invece ha una sua potenzialità di essere definito merce, potrebbe o meno intaccare il cuore anche dell'aspetto personalistico, ma tuttavia le regole del mercato consentono che ci sia una circolazione, remunerata o meno, questo diciamo è un tema secondario. E il tema della regolazione nel settore delle comunicazioni è dentro il mercato, non fosse altro che se entra in gioco l'Unione Europea, perché siamo dentro il mercato, altrimenti non potrebbe neanche entrare in gioco, cioè la base giuridica è quella. Ed è stato correttissimo che Anna Papa ci ha invece ricordato, a cominciare da grande preditoria, qual è anche l'altra faccia della medaglia invece della regolazione quando tocca quei beni che apparentemente sembrano beni che hanno soprattutto un sostrato di, potremmo dire, informazione, trasparenza nelle scelte economiche che si sviluppano sul mercato, ma in realtà toccano un tema molto più alto, che è il pluralismo. Allora in questo caso il cerchio torna indietro e parte addirittura con qualcosa che viene ancora prima del diritto d'autore, perché siamo dentro le libertà fondamentali e quindi qualcosa di intangibile anche per il diritto civile e il diritto privato.
Allora capirete che in questo disegnino molto elementare e semplice non è in realtà difficilissimo tracciare gli orizzonti, sempre che si condivida questo disegno e sempre che ci si rifaccia a delle categorie, potremmo dire, politiche, forti, e non invece ad assecondare un certo trend dove poi è più che altro l'utile, il profitto, l'interesse economico dei soggetti che operano sul mercato e non del sistema a dare la bussola, l'orientamento. Allora, in questo senso, quando il codice estende agli over the top la disciplina, fa un discorso sostanzialista interessantissimo, anche nell'ottica del privatista, perché sta dicendo, attenzione, adesso tutta questa grande distinzione fra infrastruttura, accesso all'infrastruttura, accesso ai contenuti, nella percezione dei diritti soggettivi dei consociati che popolano il web, non è più tale. In un antico convegno, proprio qua, Anna Papa lo ricorda, ci ponevamo il problema dell'accesso a internet, accesso a internet, quindi la connessione. In quel convegno le conclusioni furono: ma l'accesso a internet non è la connessione, l'accesso a internet è l'accesso ai contenuti, perché sarebbe totalmente inutile avere accesso alla connessione senza i contenuti, e quindi la piattaforma che deve essere garantita e non invece la mera connessione, perché sarebbe sostanzialmente inutile agli occhi dell'utente avere la possibilità di accesso senza poter reperire appunto informazioni, poi vedremo se sono il contenuto economico o informazioni che hanno contenuto, diciamo, intangibile per le coscienze critiche. E allora qui c'è un salto di qualità molto importante nel codice, e cioè c'è un passaggio, potremmo dire, epocale, che disciplina. E da questo punto di vista è corretto che sia proprio l'Agcom il soggetto deputato, perché questa doppia natura fa sì che possa essere anche garante di quel pluralismo che potremmo dire oggi è davvero possibilità di crearsi delle idee attraverso delle informazioni che non sono eterodirette. E cioè che non sono in qualche modo frutto della scelta economica degli operatori solo perché c'è dietro un profitto legato all'inserzionista che evidentemente vuole che alcune informazioni vengano date e altre non vengano date. Io non so se si arriverà nell'arco di pochi anni a dire che ormai c'è una forte contaminazione fra le scelte che riguarderanno anche le opinioni pubbliche, le opinioni politiche e le scelte economiche. E certo la percezione, e dentro il tema della privacy, è che il nostro identikit, anche non legato al dato sensibile del nome e del cognome, potremmo dire, ma semplicemente al nostro comportamento economico, può rivelare anche un certo atteggiamento verso una scelta politica. Chissà, un certo acquisto limitato del mio portafoglio mi potrebbe far dire che io voto chi offre il reddito di cittadinanza, o viceversa una certa capacità di fare impresa attraverso delle operazioni anche online mi fa dire che sono favorevole alla flat tax. E allora, a prescindere dal dato, potremmo dire, dell'idea pubblica che c'è dietro, anche il dato economico potrebbe segnare attraverso i big data una tracciabilità di quello che diventa molto utile per le scelte dei soggetti che invece l'accaparramento dei dati non lo fanno per fini di profitto, ma lo fanno per fini di potere e governo, buono o meno che sia. E allora mi rendo conto che in questa disciplina nuova l'aver attratto l'over the top, che ovviamente qui è più legato al mercato, quindi c'è l'obbligo di informazione, il servizio offerto, in qualche modo qui rientrano, in Italia molti di voi lo ricorderanno, il DPCM del 1994, il decreto Ciampi, quando per la prima volta si utilizzarono le categorie del pubblico servizio, della pubblica utilità,
traendoli dalla Carta Costituzionale, allargandoli in qualche modo a quei temi che non erano solo legati all'informazione, ma all'energia elettrica, il gas, l'acqua. Poi dopo sono arrivate tutte le direttive di liberalizzazione col servizio universale, ma noi un pochino già ce l'avevamo in luce, perché con l'articolo 2597 del Codice Civile, che era l'obbligo a entrare a parità di trattamento, ed era quello dentro il diritto privato, un'incursione pubblicistica molto significativa, in quel passaggio storico di quel DPCM già c'era una nuova ricollocazione che poi ritroviamo qua in modo molto più sofisticato di quando l'ipotesi risarcitoria non è nient'altro che una clausola penale già prevista nell'offerta, e quindi si sta in qualche modo, anche qui con un po' di paternalismo, già indicando quale potrebbe essere il danno eventuale dell'utente consumatore, senza dargli tutto il fardello di aprire e di spiegare una serie di risorse per un contenzioso che evidentemente forse neanche le associazioni rappresentative potrebbero fare centro. E allora in questa fisiologia della normativa e anche della nuova regolazione, nuove istanze di regolazione, c'è probabilmente dietro una lettura dove la sanzione più significativa è la sanzione al patrimonio dei soggetti che vanno contro la regolazione, il risarcimento del danno. E cioè la categoria tutta civilistica di risarcimento del danno, che ormai è sdoganato tutta la grande distinzione diritti patrimoniali, non quelli danno non patrimoniale, e quindi siamo oggi in grado di renderci conto che anche lesioni di diritti soggettivi che potrebbero avere una matrice non strettamente economica, ma che invece inducono ad avere una matrice evidentemente di libera formazione delle coscienze, può essere risarcita attraverso l'ipotesi della Quiliana proprio del Codice Civile, che qui ovviamente non possono che trovare un loro equilibrio dentro qualche cosa che viene deciso a monte. E insomma, allora questo significa che il sistema davvero è profondamente cambiato. Non sono i temi della privacy, gli elenchi telefonici, perché poi la regolazione si limitano a verificare l'idea che ci sono dei nominativi, quali deve essere l'utente stesso a dire non voglio che lo utilizzate per fare direct marketing. Il tema non è questo. Non può essere questo, non può essere ridotto semplicemente a dati che poi non toccano nemmeno apertamente il conflitto che ci può essere tra diritti patrimoniali e diritti patrimoniali. Il tema invece è di sistema. Allora, da questo punto di vista, anche recente convegno, sempre più grande sul tema di Corecom, non è innocente, perché ci sta tracciando una filiera di giurisdizione alla fine, che va da un soggetto che la cui natura la studiano i colleghi, ma che certamente ormai è portatore di istanze che pur nascendo, è molto interessante questo Cinchioni sulla differenza che c'è fra una prospettiva europea dove poi il conflitto invece si apre tutto internamente, perché internamente che ci sono poi le competenze e ci può essere conflitto a livello europeo, diciamo teoricamente non ci può essere neanche conflitto, perché tanto lì è il mercato e quindi non ci potrebbe essere anche un conflitto fra giurisdizioni delle autorità di regolazione, non fosse altro perché la GCM e le pratiche commerciali scorrette, anche queste nascono a, potremmo dire, surrogare l'incapacità del Codice Civile con le norme della concorrenza sleale del 1598 e seguenti, dove stavano là dentro le famose pratiche commerciali scorrette, perché non era nient'altro che la pubblicità menzognera e comunque tutti gli atti di correttezza professionale dove rientrava la pubblicità. L'autorità giudiziaria ordinaria non riusciva a rincorrere tutte quelle fattispecie e si è spostato il tiro, anche per dare tutela all'utente consumatore, perché altrimenti il diritto soggettivo di adire l'autorità giudiziaria ordinaria non ce l'aveva se non filtrato dall'impresa concorrente, e l'impresa concorrente, è stato ben detto, non sempre il suo interesse è omogeneo all'interesse del consumatore, ed ecco che quindi si è disarticolata la categoria dei consumatori e si è affidata alle autorità. Oggi il consumatore ha subito una metamorfosi, quantomeno nella percezione di chi dentro i suoi comportamenti crea un instradamento nelle sue scelte personali. E quindi io ritengo che
Il tema del diritto d'autore rimane legato ai patrimoni, potremmo dire alla proprietà, anche alla proprietà dominicale, se andiamo al Trattato Europeo, e che il tema della responsabilità civile in parte si esaurisce con la responsabilità delle piattaforme, che io condivido anche nell'articolo 13 della proposta cruciale, e invece l'aspetto di quando siamo dentro a beni che riguardano il tema dell'informazione. Allora, quel passaggio probabilmente merita ancora una ulteriore sedimentazione, però a livello interno e non soltanto a livello europeo. Non fosse altro che la capacità di poi dettare le regole che incidono su questi temi, e fin tanto che ci sarà una giurisdizione nazionale, ricadrà sul proprio territorio. Non è un caso che, non essendo stata ancora costituita un'Europa politica, dobbiamo per forza di cose immaginare delle almeno sovranità nazionali con riferimento ai temi della libertà di informazione. L'ultimo aspetto che ritengo possa avere in qualche modo una prospettiva è invece la proposta di regolamento su tutte quelle che invece riguardano gli utenti professionali. E qui davvero il cerchio si chiude, perché nel momento in cui l'utente professionale comincia ad essere assimilato, associato a piattaforme, e dietro ci sta anche l'intento di individuare dentro quei comportamenti che altrimenti sono in un alveo, diciamo così, di non belligeranza, invece soggetti che devono anch'essi essere titolari dell'obbligo di servizio universale, allora si sta andando davanti al tema vero, che con tre figli adolescenti, ormai lo so, il device, perché l'accesso non è più neanche la rete, internet, ma è quello che ti comunica il device attraverso delle inserzioni che ti danno le condizioni per entrare dentro quella che tu ritieni che sia informazione. Allora, il passaggio di estensione anche di ICE rientra dentro le competenze, dovrà rientrare dalla GCOM, ma questa volta sì, nella prospettiva di Anna Data, e cioè di recuperare dentro quell'istanza anche quel pluralismo decisivo, altrimenti ci faremo un po' tutti irretire dalle nuove tecnologie e ridurre anche quella capacità di scelta che, ripeto, non è solo economica, ma è anche condizione critica della socialità primaria, che significa vita pubblica e vita politica. Vi ringrazio.